il tema che mi è stato assegnato su, in questa prima relazione riguarda le nostre rilevazioni. Io non mi voglio intrattenere su come sono strutturate le rilevazioni, perché questo credo che ormai sia noto a tutti, ma vorrei cercare di dare un taglio particolare alla, spero efficace, a questa chiacchierata sul ruolo del campione, del campionamento in queste rilevazioni, che è poi il tema di cui ci occupiamo oggi. E fra poche settimane, anzi credo che abbiate già tutti ricevuto l'invito, e se no che arriverà a brevissimo, e l'Istituto il 4 e il 5 di dicembre organizzerà un ulteriore evento che grosso modo si chiama 10 anni di prove invalsi. Nel senso che nel 2014 ricorre, dico grosso modo perché alcune esperienze anche precedenti c'erano state, ricorrono i 10 anni dalle prove. E cosa c'entra questo col campione? C'entra e come se c'entra. Le primissime rilevazioni che furono effettuate, ovviamente fu un inizio, vennero successivamente alle rilevazioni PISA. La prima rilevazione del PISA è del 2000 sul rapporto nazionale, nel senso sui dati nazionali, sui dati nazionali, il paese ha avuto qualche incertezza nella prima edizione circa la sua diffusione e di questi dati. Poi dal 2003 in avanti invece siamo andati più speditamente, ma non voglio entrare adesso su questi temi che attenevano anche alla novità, diciamo, dell'operazione, forse al risultato che non piaceva molto al decisore politico del tempo. Ma al di là di questo, il quadro che ci restituì Pisa in quell'occasione, che ahimè non è molto cambiato a distanza di 14 anni, era un quadro, è stato accennato anche adesso, dove le differenze all'interno del paese erano molto forti. Le prime rilevazioni fatte con i cosiddetti progetti pilota, le primissime rilevazioni, ci fornirono un quadro totalmente diverso del paese. E se parliamo di differenze territoriali, e se mi permettete di scherzare, un paese girato dall'altra parte. Nel senso che in prima battuta, dalle prime rilevazioni basi, sembrava che le regioni del Mezzogiorno avessero dei risultati decisamente migliori, soprattutto nella scuola di base, rispetto alle regioni del nord, e questo poi anche nei livelli scolastici successivi, aprendo ovviamente questo un dibattito di non scarso rilievo. A tanti livelli potremmo scherzare dicendo: ma allora, se è vero che la scuola primaria in certe regioni i risultati sono addirittura migliori, e poi qualche anno dopo i risultati in quelle regioni sono decisamente peggiori, potremmo addirittura azzardare un sillogismo che in quelle regioni frequentare la scuola fa addirittura male. Ovviamente non è così, non è questo il tema. Il tema che si pose in modo molto chiaro era il rispetto del protocollo di somministrazione della prova. Questo era il tema, oggetto di interesse. E da qui l'esigenza di disporre di un campione che ci mettesse sulle rilevazioni nazionali e sullo stesso piano, in termini proprio di robustezza scientifica, a quello del campione PISA, tanto per fare un esempio, ma citiamo PISA perché è la rilevazione sugli apprendimenti più nota, ma ne abbiamo addirittura di precedenti. Le prime rilevazioni della IEA, diciamo quelle più diffuse, per andare ancora più indietro, però parliamo delle metà degli anni 90, e il disegno campionario, mutatis mutandis, di quelle rilevazioni, grosso modo lo ritroviamo. E quindi si pose questo tema. Il tema, a parte il dibattito non ancora del tutto sopito, ma che attiene ad altri aspetti: vogliamo rilevazioni censuali, vogliamo rilevazioni campionarie, ma questo attiene forse
più aspetti politico-istituzionali che i problemi di tipo metodologico, ma accantoniamo un attimo questo problema, e che poi sul quale allo stato delle cose è stato posto una pietra tombale dal legislatore, che nel 2013 con un decreto del Presidente della Repubblica sancisce alla fine, nel senso di dopo un lungo percorso di dibattiti piuttosto diciamo a volte un po' capziosi, e se la prova dovesse essere censuaria o campionaria. Allo stato delle cose, a normativa vigente, la prova è censuaria, ma a maggior ragione c'è bisogno di avere un campione cosiddetto di controllo rispetto al quale stabilire dei riferimenti, e dei riferimenti dei benchmark, cioè dei termini di paragone con i quali le scuole potessero confrontarsi. E da qui è iniziato un percorso piuttosto lungo. Inizialmente i campioni sono stati costruiti diciamo su una sorta di replica dei campioni delle rilevazioni internazionali. Repliche un pochino a volte, ma date dalla necessità anche dell'avvio dell'operazione, repliche che non avevano però anche quella robustezza che c'era alle spalle del campione del campione sulle rilevazioni internazionali fatte anche in Italia, e sappiamo che c'è tutto un aspetto metodologico decisamente molto, molto interessante. A partire appunto dal 2009 l'istituto ha ritenuto, e credo che quella scelta sia stata vincente, che la costruzione di un campione che avesse queste caratteristiche richiedeva un intervento tecnico-scientifico estremamente specializzato. Cioè che quindi fosse necessario avviare una collaborazione tecnica con chi questo lavoro lo fa professionalmente, lo fa in modo direi quasi esclusivo, nel senso che possiamo facilmente attribuire a questa scelta, ovvero l'ISTA. E da quel momento è iniziato un percorso reso pubblico sul nostro sito, che ci ha portato a un disegno campionario piuttosto complesso, lo definirei dal nostro punto di vista, cioè anche della realizzazione, un'operazione militare, perché vi assicuro che realizzare quel campione su scala nazionale è onestamente un'operazione militare. Inizialmente, parlo del 2009, su base volontaria, quindi il campione è stato estratto e poi si dovevano convincere, e ci riuscimmo, tutte le scuole a partecipare. Vi lascio, potrei raccontarvi mille aneddoti, spiegare quelle scuole che erano dentro uno strato o che quella scuola era autorappresentativa. Ci siamo inventati di tutto per tradurre questi termini in modo vagamente comprensibile. Però alla fine questo risultato fu raggiunto, e non a caso da quel momento i parametri di confronto che noi diamo al sistema sono molto più robusti. Ma immediatamente credo che sia chiaro a tutti che un campione di questo genere ha immediatamente un'implicazione di costi enorme, veramente molto rilevanti. Tenete presente che non dico nulla di nuovo, anche perché sono dati pubblici, nonostante ieri stesso abbia sentito delle interpretazioni piuttosto da un professore di economia, peraltro, della Bicocca, giusto per fare nomi e cognomi, in piuttosto singolari come interpretazioni, visto che i bilanci sono pubblici, però dell'intera operazione c'è un costo di circa 4 milioni di euro. Dico la realizzazione di tutte le prove, circa il 40-45% di quei costi sono destinati agli osservatori nelle classi. Quindi capiamo che è un tema di non scarsa rilevanza. E qui
la collaborazione con il dottor Valorsi è stata veramente molto, molto importante. Dopo, lo ringrazio già in anticipo perché ci farà vedere finalmente le cuciture del vestito, quindi sana matematica e statistica che potremo vedere un po' nel dettaglio le cose, però l'obiettivo qual è stato? Un efficientamento dell'operazione. Un efficientamento di che tipo? Un efficientamento che ci portasse a mantenere la qualità delle stime. Siamo tutti statistici o matematici qui dentro e quindi sappiamo di cosa stiamo parlando, quindi errori standard che non fossero un metro e mezzo, perché viceversa sarebbe un po' difficile fare delle considerazioni, ma cercando di ridurre i costi. E questo per noi è stato molto molto importante, soprattutto nel momento in cui noi siamo arrivati alle superiori per parlare di matematica, alle scuole secondarie di secondo grado, dove abbiamo bisogno non più, non semplicemente di un campione che ci rappresenti la scuola che è il cosiddetto troncone comprensivo, ramo comprensivo, ma addirittura le macrotipologie di scuola. E quindi per degli statistici credo che sia chiarissimo in termini di esplosione del campione questo che cosa possa potenzialmente comportare. Concretamente parlando, perché poi sono i soldi del contribuente, l'efficientamento del campione ci ha consentito di quello che abbiamo risparmiato, perché questo è il tema, signori, dal primo ciclo di istruzione, quindi la scuola elementare e la scuola media, a parità di qualità delle stime, di poterlo investire sulla scuola secondaria di secondo grado. Quindi noi abbiamo potuto realizzare un campione che, se prima un'operazione militare, questa è addirittura un'operazione spaziale, perché deve tenere conto di queste tre macro tipologie, licei, tecnici e professionali, ma poi, lo dico a Piero così comincia a pensarci, ne abbiamo ancora di problemi da affrontare, per esempio la formazione professionale. La formazione professionale, il mio collega ed amico sta facendo così con questo gesto, che quando si depisa, la formazione professionale è, come dire, una delizia per tutti coloro che devono costruire il campione, perché la caccia del gatto e del topo è, a dir poco, uno scherzo. E le implicazioni tecniche e scientifiche di questa scelta sono veramente notevoli. Cito alcuni esempi proprio di letteratura. Sulla base dei nostri dati è stata condotta, sui nomi come al solito non le ricordo e chiedo scusa agli autori, comunque dall'Università di Padova, uno studio dove il tema posto è stato il seguente: quali sono gli effetti in generale della presenza del campione sullo svolgimento delle prove, e sono state individuate tre categorie di classi. Le classi campione, dove c'è un osservatore esterno. Le classi non campione, degli istituti nei quali sono presenti classi campione. Le classi campione sono di norma, a parte alcuni casi particolari, due per plesso. Uso questo termine perché poi c'è tutto il problema dell'unità di erogazione. Scuola è un concetto quasi irrilevante dal nostro punto di vista, nel senso che poi dobbiamo trovare dove il servizio viene erogato, quindi plesso. Comunque, in linea di massima sono due classi per plesso, dico in linea di massima perché ci sono diverse eccezioni. Quindi le classi campioni e le classi non campioni di queste scuole, e poi le classi non campione di scuole che non avevano osservatori al loro interno. Questo studio mette in evidenza un dato molto interessante dal punto di vista scientifico e dal punto di vista, come dire, delle policy, rafforza l'entità del problema, ovvero che le classi non campione delle scuole in cui è presente una classe campione hanno risultati significativamente, questo avverbio è noto a tutti nel suo significato, diverso, più basso,
delle classi non campione negli istituti in cui non è presente una classe. E questo ce la dice molto lunga sull'esistenza di un problema di rispetto del protocollo di somministrazione. Ma il campione diventa sempre per affrontare alcuni elementi molto importanti per noi, uno strumento utilissimo, una cartina di tornasole per affrontare un problema cruciale che ci riguarda da vicino e da molto tempo, che è quello dei cosiddetti comportamenti anomali nello svolgimento delle prove, che noi eufemisticamente abbiamo chiamato cheating. Questa è una prassi che tutte le lingue fanno, cioè utilizzare un'altra lingua per identificare un concetto scabroso, che quindi è meglio identificare con un termine straniero, però parliamo di imbroglio e di questo stiamo parlando. E quindi il campione costituisce uno dei riferimenti più solidi per avere dei termini di paragone in base ai quali identificare per quanto possibile questi comportamenti. Il tema per noi è cruciale in tutti i sensi, anche estendendo il lettaro semantico di questo aggettivo, nel senso che ha anche una croce e non è solo cruciale, perché abbiamo il problema dei cosiddetti falsi positivi. Nel momento in cui noi restituiamo, come stiamo facendo in primo momento, vedo qui dottor Sestito, per una scelta condivisa all'interno dell'istituto, ora anche per un dettato, una richiesta del legislatore, il risultato alla singola scuola, è chiaro che una procedura che dal punto di vista statistico generale, Dio benedica il teorema centrale del limite, non ci dava grossi problemi, dal punto di vista invece della singola istituzione scolastica, nel momento in cui scendiamo sulla singola istituzione, noi abbiamo il problema dei falsi positivi. Ci siamo inventati delle soluzioni, forse per il 2015 abbiamo svoltato, questo ovviamente, pensate anche concretamente per i falsi positivi, quanto il problema sia scottante, perché non solo noi andiamo a ridurre il valore, il risultato di quelle classi o di quelle scuole, ma gli diciamo che glielo riduciamo perché sono imbroglioni. Situazione ideale per chi si vede trattato in questo modo. Al momento, però, per dire, poi anche per dare una dimensione statistica del problema, noi abbiamo la segnalazione di 53 istituti su una popolazione di circa 13.000 istituti. Pochissimo, ce ne saranno altri che non ce l'hanno segnalato, e questo è un cruccio anche etico non banale, ma per quei 53 essere in 5, in 530, andate a spiegare che a una scuola sei un outlier, quello se ti va proprio bene 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 ti chiede cos'è un outlier, oppure ti propone una spiegazione di cos'è un outlier. E quindi questo è ovviamente un problema non banale. Ma il campione, ci ha consentito, e poi concludo perché sono veramente desideroso del fatto che Piero ci mostri le cuciture del vestito, perché questa è la parte più interessante, non tanto le mie chiacchiere, però per inquadrare un po' le cose, dal momento in cui noi avevamo a disposizione un campione veramente robusto che ci consentisse, tramite un sistema di pesi, controllando l'errore di stima e così via, sufficientemente robusto, e in istituto, e questa è una grande soddisfazione per noi, e mi permetto immodestamente di dirlo, e credo che se non siamo gli unici, siamo tra i pochi, abbiamo introdotto per tutta la popolazione scolastica interessata per le prove il calcolo dell'indicatore, e ce l'ho qui davanti il collega che se ne occupa proprio nello specifico, il calcolo dell'indicatore di status socio-economico culturale, applicando
pari il protocollo internazionale utilizzato nelle rilevazioni sulle prime. Questo non era possibile farlo prima, perché è chiaro che, adesso io non mi voglio tediare su dei dettagli tecnici che oltretutto non vorrei citare impropriamente, ma c'è Emiliano che ci può, mi può correggere subito, però è chiaro che i parametri in funzione dei quali poi noi spariamo sulla popolazione l'indicatore di stato socio-economico culturale sono calcolati sul campione, e solo un campione che ci dia una garanzia sufficiente di determinate caratteristiche, che l'abbiamo dette, ci consente di fare questo. Fino al, diciamo, al pre-2009 tutti i ricercatori italiani che lavoravano su questi temi, quando avevano bisogno di questo dato, automaticamente si spostavano sulle rilevazioni di tipo internazionale, perché a livello nazionale questo dato non c'era. Non ci siamo inventati niente dal punto di vista metodologico, abbiamo fatto un esercizio da oneste galline, abbiamo applicato un protocollo. Il tema è che però l'abbiamo, come dire, nella nostra spirito principalmente di servizio, è stato quello di applicare una procedura condivisa a livello internazionale. Si può dire anche al nostro interno, e come dire, ricordo col presidente di allora di essere stato preso in giro, questo era uno scherzo, sul discorso dei libri, funziona o non funziona, allora se io metto in caso un libro in più mio figlio ha un punto in più sulla scala Pisa o no, e al di là degli scherzi, quindi tutto si può migliorare, però abbiamo finalmente dei, come dire, dei dati robusti. Recentemente, e indico Patrizia perché un altro seminario che ha organizzato lei, la collega Falzetti, sui questionari proposti agli insegnanti a corollario delle prove sono emersi dei dati molto molto interessanti anche circa la robustezza, per esempio a livello territoriale e sulle scale di percezione. E questo è stato fatto sempre sul campione, perché era possibile avere dei riscontri di un certo tipo, e poi su quello sono state per esempio individuate delle pratiche in senso statistico del termine di segregazione nella formazione delle classi che noi potevamo, come dire, individuare soltanto mediante campioni statisticamente robusti. Quindi io veramente mi avvio alla conclusione dicendo che l'individuazione di un campione, di un piano di campionamento, anzi, chiedo scusa, di questo tipo è un esercizio di tipo statistico, ma che ha delle implicazioni di policy enormi. Il posto che il decisore politico si voglia avvalere di questi dati, abbiamo dei ragionevoli motivi per pensare che questi dati siano sufficientemente robusti per guidare delle operazioni di policy. Quindi l'idea fondamentale è che, come servitori della statistica, ci sentiamo di dire che lo scopo dell'istituto, a parte alcune piccole cose che, sulle quali ci piace giocare e ragionare, è anche quello di dare un'evidenza empirica del metodo statistico in termini operativi, in termini applicativi e in termini di esercizio delle policy. E la legittimazione scientifica di queste procedure è per noi la condizione necessaria, a me, ahimè, non sufficiente, ma comunque necessaria nelle varie sedi per sostenere le nostre posizioni. Poi, e veramente concludo, c'è tutto il tema del metodo statistico relativamente alla costruzione delle prove e all'analisi delle prove, che questo attiene aspetti totalmente diversi, ma anche lì tutte le operazioni di ancoraggio delle prove che sono in corso, to guarda, avvengono nelle classi campioni. Quindi è veramente una sorta di pietra angolare sulla quale andiamo a costruire tanto, e speriamo che poi ne venga fuori un edificio che sia di interesse e di utilità per il Paese. Io vi ringrazio, passo la parola a Piero per la sostanza del pomeriggio. Grazie.